Quella sera, come troppe sere, ero tanto triste e non sapevo spiegarmi il perché. Mi sentivo pesare addosso il mio passato. Mi pareva pieno di incertezze il mio avvenire. E più mi guardavo dentro, e più il disagio interno veniva a galla. Che strano. Eppure avevo tutto quello che avrei potuto desiderare e non ero contento. Se potessi uscire da me, pensavo, fuori da quel groviglio di fallimenti, di nostalgie, di confuse tentazioni, di dubbi, di sospensioni. Come potrei fare per distrarmi, per non pensare più a quelle cose paralizzanti, per trovare la pace? C'era a due passi un cinema. Potrei entrare, mi dissi. Ma non mi attirò per molto quell'idea. Sapevo bene l'impressione che innumerevoli volte avevo conservato uscendo di lì. Anche quella volta, ne ero certo, mi sarebbe rimasto un senso di vuoto, ancor più profondo. E perché non andare dalla fidanzata? Mi voleva bene, e tanto. Tuttavia, sentivo che neppure lei sarebbe stata capace di aiutarmi a sostituire quel che mancava, a metter vita dove non c'era. Forse, ma come mi passava per la mente un'idea così inattuabile? E cercai di lasciarla perdere. Eppure, se avessi potuto incontrare Gesù, lui forse mi avrebbe data la pace. Ma era impossibile. Girai la cantonata e lì, a pochi passi, mi si presentò una scena che non avrei voluto vedere. Un vecchio ubriaco barcollava qua e là, oscillando da un muro all'altro della stradetta semibuia. Borbottava parole incomprensibili. Provai un senso di disgusto. E però una voce dentro, una voce che non volevo ascoltare, mi suggerì con garbo: dagli una mano. Io a quello: sì, dagli una mano, ti costa poi tanto. E lo feci, non so bene come. Lo presi sotto braccio e, superando il disgusto di quell'odore divino, gli chiesi dove abitasse. A fatica me lo indicò e così, accompagnandolo, non finiva di ringraziarmi a suo modo. Dio ti rimeriti. Quando lo lasciai alla porta della sua casa, avevo dentro l'anima che cantava. Cos'era avvenuto? Dov'erano quei pensieri di tristezza? Non c'erano più. Anzi, mi stupiva in quel momento che potessero esserci stati. Chi mi aveva dato quella pace? E la voce, in fondo all'anima, mi suggerì con garbo: quel vecchio, vedi, come ogni uomo che incontri nella tua strada era Gesù.